Ah, e dopo aver fatto la classica colazione veneta e quella barese, adesso si fa la classica colazione genovese. Molto probabilmente sono una roba un po' blasfema, però la voglio provare. È la prima volta che in viaggio esco senza zaino, mi sento nudo. Questo per il semplice fatto che oggi è domenica e le tappe per il food tour sono praticamente tutte chiuse. Quindi si viaggia leggeri stamattina. Però adesso andiamo a fare la nostra colazione genovese. Non so se qualcuno ha già inteso. Prendo un pezzo di focaccia normale e uno al formaggio. Ciao. Here we go. E adesso verso un bel cappuccino. Non so se avete iniziato a intuire quello che voglio fare. Mo si fa una bella colazione genovese. Capuzin, focaccia. Cosa c'è di più genovese della focaccia inzuppata nel cappuccino? Buon appetito a tutti. Salato con il gusto del caffè. In ogni posto che vado bisogna fare la colazione tipica. Guarda che immagine così sbagliata. È tutto così blasfemo. L'unica cosa che ha senso è che sto inzuppando qualcosa nel cappuccino, davvero italiano. Sentiamo questo cappuccino oleato. Scende giù che è una favola. Comunque per fare questa oscenità ho preso una focaccia a caso e devo dire che si sente veramente tanta differenza che c'è fra un forno e l'altro. E dopo aver combinato questo abominio, verso la mostra di Escher. Però stavo pensando, se è una blasfemia inzuppare la focaccia del cappuccino, perché tutti i bar vendono la focaccia? C'è qualcosa sotto? Poi può darsi che non sia veramente una blasfemia come penso io, ma sia una cosa veramente tradizionale. Genovesi, fatemelo sapere perché mi è venuto il dubbio. Devo dire che Genova è veramente una bella città, ci voglio sicuramente ritornare in futuro perché ieri non siamo riusciti a visitarla tantissimo. Abbiamo appunto solamente mangiato, che anche questo è un modo per visitare una città secondo me. È anche un modo per capire la cultura di un posto. Però c'è veramente un sacco di cose da visitare. Tipo la cattedrale di San Lorenzo. Molto bella la cattedrale di Genova. Here we go, arrivati dal signorino Escher, il re delle illusioni ottiche. 35,8, sono morto. Fino al 15 settembre pagate ridotto 12 euro per il biglietto e l'audioguida. Penso che sia un prezzo veramente buono. Escher è l'esempio perfetto di artista che unisce l'arte con le scienze. Infatti nelle sue opere utilizza la matematica per rappresentare l'infinito, con immagini assolutamente paradossali, da perderci la testa insomma. Non so perché, ma purtroppo non è un artista che si studia molto a scuola. Perlomeno io quando ero al liceo non l'ho studiato. Realizza le sue opere con la tecnica dell'incisione. In questa mostra ci sono circa 200 opere. Io sono sicuro, anche se non conoscete l'artista, una delle sue opere l'avete vista per forza. O perlomeno una reinterpretazione di queste. Perché sono usate e riusate veramente in qualsiasi ambito. Dalla moda al design, tutto. È molto interessante questa mostra perché si vede tutto il processo che porta Escher a fare le opere che l'hanno reso celebre. Infatti inizialmente rappresenta delle opere figurative. Questa sua capacità di dividere in modo geometrico il piano viene in seguito da uno studio alla Alhambra in Granada, per poi passare a robe leggermente più complesse. Questa è Metamorfosi seconda ed è lunga 4,20 m. Altro che fotomontaggi qui. Ok, in questo momento mi trovo davanti a quella che forse è l'opera più celebre di Escher. La mano con la sfera riflettente, che rappresenta la compenetrazione di due mondi. Quello riflesso e quello reale. Una litografia veramente spettacolare. Guarda mamma, come Escher. Io riflesso nella sfera che mi faccio un video. L'infinito ma allo stesso tempo il finito. Questo qui è un classicone da Tumblr. E viene da Escher. È un disegno fatto a mano di una mano che disegna una mano che disegna una mano che disegna una mano che disegna una mano. In queste litografie Escher ci vuole far vedere che seppur un disegno è tridimensionale, rimane pur sempre bidimensionale. Birdman su Wish. Questa roba mi manda troppo in trip. Quest'opera è stata così complessa da realizzare che Escher non riuscì a terminarla. Infatti non sapeva più come continuarla nel centro. Solamente 50 anni dopo un gruppo di matematici riuscì a completarla. In questo modo
Dai, ma che ci vuole montare i mobili dell'IKEA? Basta leggere le istruzioni. Le istruzioni. Veramente una bomba questa mostra, mi è super piaciuta. Oh mio Dio, oh mio Dio. Questo non me lo aspettavo minimamente. Io vi ricordo che questo è stato fatto da un essere umano. Quella gente si stupisce di quei graffiti tridimensionali fatti per terra. Oh, veramente figa questa mostra, molto intripposa. Visita della mostra di Escher finita, abbiamo recuperato i bagagli e siamo venuti a Genova Brignole per consumare il nostro pranzo che vedrete nel food tour. Genova Brignole è la parte più commerciale, con tutti i bei palazzoni di vetro. Molto bella anche la stazione di Genova Brignole. E questo Arco di Trionfo me lo volevate nascondere? Ma è proprio massello. Pure questi piccioni sono masselli, il gabbiano soprattutto. Pranzetto spazzolato. E adesso si ritorna a Piazza Principe, siamo venuti qui solamente per pranzare. E vedete l'Arco di Trionfo? No, non è vero, questo qui l'ho trovato per caso. Comunque questa piazzetta è veramente un ottimo spot per fare skate, cioè ti invitano proprio ad usare queste aiuole come rampe. Sto correndo anche via Genova. Tra l'altro la stazione di Brignole mi ha fermato una ragazza, però io sono dovuto scappare via perché stavo perdendo il treno. Quindi se stai guardando questo video mi dispiace un sacco e non sono riuscito a fermarmi per scambiare due parole. Però sapete come sono fatto, essere in orario per i treni non è il mio forte. A Genova si trova un ragazzo iscritto al canale che viene da Milano e che passa una settimana a Maria di Grosseto. Iscrivetevi al suo canale. Grandi. Veramente fighissime queste coincidenze. Adesso post pranzo voglio farmi un bel gelatino. Voglio assaggiarmi la famosa panera genovese. Esattamente lei. Panera genovese, che sarebbe una sorta di semi freddo del caffè. Io sono super mega ippato perché questa consistenza un sacco cremosa mi garba un botto. Mega buono. È una coppa del nonno senza conservanti. È una sorta di granita però un sacco cremosa. Ayum. Io mi sono strozzato. Veramente buona la panera. Si scioglie alla velocità della luce, però è molto buona. E con questa panera genovese, che significa panna nera, dichiaro ufficialmente terminata questa vacanza qui a Genova. È stato veramente bello Genova per questo giorno e mezzo. Quindi adesso prossima fermata, Grotown. L'acqua in cartone è nuova. Succo d'acqua. Sa di H2O. Suolo grossetano. Adesso però voglio una sola cosa. Super zoom quel grandangolo su Lilly. È tornato ad essere un gatto civilizzato.